Da fapeggio.it siamo in videochiamata Skype con Marta e Daniela. Come mai siete in videochiamata Skype? Siamo in videochiamata Skype per denunciare quello che sta succedendo alla nostra famiglia. Ruben è nato qua in Spagna, però è un cittadino italiano perché è figlio di una donna italiana, di due donne italiane, e per questo motivo ha bisogno di un documento italiano, però questo documento non arriva. Quali sono le difficoltà che avete incontrato? Abbiamo presentato tutta la documentazione per la trascrizione sua al comune mio di appartenenza a Napoli, ovviamente passando tramite il consolato, perché siamo iscritti all'AIRE. Noi a tutta la documentazione avevamo allegato una lettera chiedendo, visto che in Italia non c'è una legge che regolarizzi, diciamo, le unioni civili tra due persone dello stesso sesso. Ecco qua. E lui ovviamente. E praticamente ci hanno detto, aspetta amore, praticamente ci hanno detto che era, insomma, che era impresentabile questo documento, non era valido e ci hanno sconsigliato assolutamente di presentarlo, ok? E, secondo, diciamo, questo notaio che ci ha ricevuto nel suo ufficio, insieme ad un'altra impiegata, diciamo, il loro suggerimento era passare direttamente alla procura che tutela, diciamo, i bambini. Abbiamo direttamente contattato il comune di Napoli grazie a un'amica che lavora come architetto al comune. Quindi abbiamo avuto l'appoggio sia del sindaco sia del dirigente anagrafe che giustamente l'unica cosa che ha potuto fare è stata applicare la legge, cioè non trascrivere Ruben Conte lui. E nemmeno Ruben Conte, nessuna delle due era possibile. Perché? Perché siamo due donne, nel senso che se fossimo state una coppia etero si sarebbe corretto automaticamente, lasciando soltanto il cognome del padre. Quindi c'è una discriminazione dovuta al fatto che questo bambino non viene trascritto perché è figlio di due donne. Non avendo un documento, perché nascendo da donna italiana e stando con un'altra italiana, il bimbo italiano, secondo la legge italiana, però non mi rilascia un documento, in Spagna non posso avere un documento, quindi non posso prendere la cittadinanza spagnola per il bimbo e la cosa più grave e vergognosa è che non mi tutelano, non tutelano nostro figlio rispetto al fatto che qui ha bisogno di un'assistenza sanitaria che nei primi tempi può avere, quindi viene assegnato un pediatra, perché loro aspettano il documento. Ok? Questo documento non arriva, dopodiché non può avere un seguimento da parte di un medico, risulti illegale e l'unico modo per cui tu, qualora il bambino avesse bisogno, diciamo, di qualcosa, posso andare solo al pronto soccorso, per esempio. Per cui non posso avere un medico che in questo momento soprattutto, lui ha 6 settimane, deve essere seguito, deve essere pesato, no? Insomma, tutta una serie di cose. Questa è la cosa più vergognosa. Tra l'altro, in Italia non si riconoscono le coppie omosessuali, però nel momento in cui ti invio un certificato sì che mi riconosci. Ah, sono due donne. Non è una coppia eterosessuale, sono due donne, allora no, il cognome della mamma biologica non lo mettiamo. Mi sembra assurdo, no? Un po' un paradosso. Io voglio il mio diritto, voglio essere tutelata e voglio che soprattutto mio figlio sia tutelato. Se non mi vuoi tutelare come cittadino italiano, perlomeno lascia che un altro paese mi possa tutelare e quindi lascia almeno che io possa prendere la cittadinanza, per esempio, spagnola. Invece no, la legge patriarcale dice tu sei italiano, però non mi vuoi dare il documento. È allucinante, è assurdo. Cioè, è veramente incredibile, è vergognoso soprattutto. Il vostro prossimo passo adesso quale sarà? Allora, diciamo il primo è aspettare una chiamata stasera di un avvocato che andava in consolato a vedere se perlomeno ci danno un lascia passare per viaggiare. E comunque questo risolve parzialmente il problema, nel senso che non si risolve il discorso dell'assistenza sanitaria, che è la cosa più importante. Dopodiché capire come fare il ricorso, se per via giudiziaria o per via amministrativa, chi lo segue, come lo segue, quanto tempo ci impieghiamo, Quanti Ruben ci sono in Italia? Ce ne sono tanti. niente. Ehi, ce ne saranno Tantissimi, tantissimi. sempre di più. Sì.
ce ne saranno sempre di più, è vero. Noi speriamo e ci auguriamo che quest'Italia, voglio dire, no, che come ci dicono tante persone qui, com'è possibile nel 2015? Nessuno se lo spiega. Bene, ragazze, io vi ringrazio, grazie per la vostra testimonianza e teneteci aggiornati. Grazie a te. Grazie.